una matata. Ma che dolce poesia! Hakuna Matata, tutta frenesia. Senza pensieri, la tua vita sarà. Chi vorrà vivrà in libertà. Hakuna Matata. Hakuna Matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Oggi siamo nel secondo vlog di Ciccio Gamer 89. Quest'oggi parleremo di tanti bei argomenti, e tra cui parleremo del canale, dei video e delle collaborazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Incominciamo subito. Allora, come al solito mi sono fatto la mia lista di cose da fare. Allora, parliamo un attimo del canale. Stiamo raggiungendo velocemente i 1000 iscritti e questo mi fa veramente tanto piacere. E infatti ora a breve, diciamo, non so quando, non so come, non so il perché, ma comunque molto probabilmente, molto brevemente, però un video per ringraziarvi, un video molto particolare che abbiamo fatto pochissimo tempo fa, l'abbiamo registrato, che mi è venuta l'idea un attimo così. Molto probabilmente sarà per gli 850 iscritti o giù di lì, e sarà un video molto divertente, molto bello. E come potete vedere, sto facendo delle collaborazioni, almeno sto cercando di farmi conoscere da altre persone, così da ampliare la nostra cerchia di amici che sono i miei iscritti. Quindi sto cercando di farmi conoscere il più possibile, e in questo punto vorrei un attimo parlare di una cosa. Mentre sto con voi, sto andando a vedere i commenti, perché lo faccio in diretta così possiamo parlare meglio. Allora, volei rispondere a un ragazzo che si chiama Hunters Devil, ma giusto così, una cosina così. Lui mi fa tutte le regole, sembrano fatte apposta per farti pubblicità sul video del concorso. Allora, Hunter, tu mi hai detto che mi segui da quando avevo 300 iscritti e tutto quanto. Tu sai che comunque quando si fa un concorso bisogna vedere se l'utente che ti fa il video di risposta lo ha fatto per te. L'unico modo per fare questo è fargli dire che il video concorso è per te nel proprio video, fargli mettere il titolo. Il titolo a cosa serve? Sia a far vedere che l'ha fatto per te, sia a farti un minimo di pubblicità, perché se altra gente vorrebbe partecipare può venire nel tuo canale e vedere chi sei, perché comunque io faccio pubblicità a voi, voi fate un pochino di pubblicità a me. Ovviamente se non vi va di fare così non ci partecipate, è inutile stare qui tanto a girarci intorno. E poi tu mi fai no perché tu sei cambiato, eri più semplice prima. Ma guarda che in realtà io sono sempre così, cioè io non fingo mai durante i miei video. Io prendo solamente prendo parte del gioco, cioè se è un video divertente sono più divertente, se gioca Slenderman è normale che sono più serio, ma io non sono cambiato assolutamente, no ragazzi, io sono sempre il vostro Ciccio Gamer 89 e sempre sarò così, quindi non ci inventiamo cazzate, insomma, non diciamo cazzate, ecco. Allora, e questa l'abbiamo fatta, capitolo chiuso, non mi va neanche più di parlarne. Ok, allora, una cosa. Ho fatto il concorso con Lion, che avete visto, di Slenderman, che mi è piaciuto molto. Ragazzi, vi state facendo fregare perché i due video sono stati uppati contemporaneamente su tutti i due canali. Io ho avuto più visualizzazioni per il primo periodo, ma è giusto, lui ha il doppio dei miei iscritti. Ma i pollicioni in su, lui ci ha fregato, ragazzi. Cioè, ma vi fate fregare da un altro canale? Ragazzi, ma vi fate fregare da un altro canale? Cioè, ragazzi, ma lasciate sti pollici. Cioè, se il video vi piace, lasciate il pollice. E commentate, no? Cavolo, se famo fotte così. E dai, no? Chat roulette. Mi è stato chiesto da molti di voi, ma quando farai una nuova chat roulette? Ragazzi, vi prometto che ai 1000 iscritti riorganizzo una nuova chat roulette. Perché ai 1000 iscritti?
perché le chat roulette non sono facili da organizzare, bisogna prendersi il tempo e tutto quanto. Ovviamente sarete anche voi protagonisti di questa chat roulette, quindi vi consiglio di iscrivervi, di mettere mi piace al mio Facebook, così da rimanere sempre aggiornati, perché così vi dirò quando inizieremo, quando la faremo, lo pubblicherò anche sul canale, ma così sappiamo meglio il tutto. E ok, allora il 28, 29 e 30 qui a Roma ci sarà una fiera del fumetto, Romix mi sembra, ci vorrei andare. Ci vorrei andare, uno, perché domenica c'è Okash, quindi lo vorrei incontrare, parlarci un attimo, farci due risate così. Ma vorrei pure vedere, cioè, se magari qualcuno di Roma o dintorni viene per conoscere me, nel senso ci facciamo due risate, stiamo là, chiacchieriamo, vediamo qualche bel manga, magari bello nudo, e quindi non lo so, ci divertiamo un attimo. Magari sotto qui ai commenti ditemi se sareste interessati, magari per scambiarci due chiacchiere così, se vi può far piacere questa cosa, se no è ok. Vi ricordo che il concorso è ancora attivo, sto aspettando i vostri video, già tanti ragazzi mi hanno mandato i video, quindi vi consiglio di cliccare qui, esattamente qui qua sopra, ma pure dopo, cioè finite prima il video poi cliccate, cioè, o non ci cliccate per niente, andate direttamente in descrizione del concorso, vedetevi le regole e mandatemi un messaggio, che comunque vi faccio un po' di pubblicità, voi la fate a me e è uno scambio ok. Allora vi voglio, c'è stato un commento veramente che mi ha fatto ridere al video di Formula 1, che come avete potuto vedere sono un bel pippone su quel gioco, e questo messaggio me lo ha mandato, vediamo se lo trovo, allora me lo manda Luigi Tecrove, che mi fa: come pilota fai cagare, ma come contadino faresti paura, sempre per campi a piantare patate. C'hai ragione, sinceramente c'hai ragione, perché faccio schifo a Formula 1, ma mi impegnerò per voi se vi faccio un altro gameplay, quindi cercherò di migliorare. E già che ci sono, voglio salutare qualcuno di voi ragazzi, perché mi mandate un sacco di messaggi con scritto che volete essere salutati. Allora, mi manda un messaggio Dexter, che tra l'altro già io Dexter3x, che mi dice: di che squadra tifi? Diciamo che io tifo la Pagnotta, nel senso, sono romanista, ma se dovessi giocare una schedina, che è quelle del Toto Calcio, so di chi mi fa vincere praticamente, quindi non sono un grande tifoso, però diciamo che comunque sono romanista. Voglio ringraziare Tesotras perché mi ha fatto conoscere Lion, quindi grazie mille. Mi manda un messaggio The Game Channels, mi dice: ciao Ciccio, avrei una proposta da farti. Potresti fare dei video che si chiamano La posta di Ciccio, dove tu leggerai quasi tutti i messaggi che la gente ti invia. Ti piacerebbe? Allora, per me si può fare, ma ovviamente ci deve essere anche la vostra collaborazione. Ma magari fatemi delle domande, raccontatemi una storia, raccontatemi un aneddoto, cioè parliamo, non mi dire mi saluti, io ti saluto uguale, però se c'è un dialogo è meglio. Quindi se volete che io faccia questa cosa, mandatemi messaggi privati, e però con un'argomentazione, così ne chiacchieriamo. Poi allora, poi c'è Cod Devil che mi dice: ehi Ciccio, nel prossimo video mi fai gli anni che oggi compio 16, il 18 settembre. Cod, io ti faccio gli auguri adesso, anche se è passato un po' di tempo, leggermente sono passati quasi una ventina di giorni, ma va bene così. Comunque, auguri per il tuo 16esimo compleanno, mancano altri 2 anni e sono cazzi tuoi, però ti faccio tanti auguri, Cod Devil. Ok. Poi
C'è, mi fa un altro. Mi puoi salutare? Sono quello di Devil Jin. The Marlov 85. Ciao caro. Allora, c'è un ragazzo profondo, veramente profondo, che si chiama Alex Martinez. Ciao Alex Martinez. E mi fa ciao, nel tuo prossimo video mi saluti? Punto interrogativo. Magari dicendo: ragazzi, saluto Alex Martinez, che ci dà a tutti noi un consiglio. Meno male. Se volete raggiungere un obiettivo, dovete ricordarvi che questo detto: insisti, persisti, raggiungerai. Lo rileggo. Se volete raggiungere un obiettivo, dovete ricordarvi questo detto: insisti, persisti, raggiungi e conquisti. Grazie in anticipo. Ciao Ciccio. Ciao Alex. Grazie. Detto questo, poi c'è un altro ragazzo. Voglio salutare un ragazzo che mi seguiva da MVP Official Channel, X Mauro GTA 4. Ciao caro, mi fa piacere che mi hai ritrovato, spero che ti troverai bene. E gli altri li saluterò nei prossimi video. Quindi, ok. Per quanto riguarda i commenti, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto quanto. Ragazzi, vi ricordo come sempre di leggere le biografie dentro, sotto i miei video, e lasciare un bel pollicione in su e di commentare, perché io mi baso su quello. Se io vedo i vostri pollicioni in su, so che devo continuare quella serie, e vi ricordo di farlo. Capito ragazzi, dovete farlo. Vedete questa ok? Non vi preoccupate che poi faremo tante altre cose insieme. Quindi la chat roulette sta arrivando il video bonus per gli 850-900, vediamo, sarà molto particolare. E detto questo, vi saluto, un abbraccio dal vostro Ciccio Gamer 89. Ciao.